Oggi prepariamo un classico degli antipasti, l'insalata russa. Pulite 3 carote, sbucciate 2 patate, poi tagliate a fettine di 3-4 mm le carote. Tagliate ogni fetta a piccoli dadini. Cuocete per 10-12 minuti in acqua bollente salata e con 2 cucchiai di aceto. Tagliate anche le patate a fettine da mezzo centimetro. E poi a piccoli dadini. Quando le carote sono cotte, scolatele in una ciotola con acqua fredda in modo da bloccare la cottura. Cuocete anche le patate per circa 5-6 minuti e poi scolatele in acqua fredda. Pesate 300 g di piselli e cuocete anche questi nella stessa acqua delle altre verdure. Versate le verdure su un vassoio coperto con un canovaccio e tamponate con della carta assorbente per farle ben asciugare. Intanto che si raffreddano e si asciugano le verdure, prepariamo la maionese. Rompete 2 uova a temperatura ambiente in un contenitore poco più largo del vostro frullatore a immersione. Unite un cucchiaino di sale e poi 2 cucchiaini abbondanti di senape. Versate anche 3 cucchiaini abbondanti di aceto di mele oppure di succo di limone. Infine unite 390 g di olio di semi di mais. Versate sempre l'olio come ultimo ingrediente. Appoggiate il frullatore in immersione sul fondo del contenitore e iniziate a frullare alla massima velocità. Vedrete che la maionese inizierà a prendere corpo. Non staccate il frullatore a immersione dal fondo del bicchiere finché la maionese non avrà preso corpo. Poi lentamente alzatelo nelle varie direzioni e iniziate a incorporare anche l'olio che rimane in superficie. Solo quando la maionese si sarà ben rassodata, alzate il frullatore a immersione verso l'alto del bicchiere in modo da incorporare tutto l'olio rimanente. La maionese in questo modo è molto facile e veloce da preparare. L'unica accortezza, appunto, è quella di evitare che col frullatore a immersione si incorpori troppo velocemente l'olio e la maionese impazzisca. Ed ecco pronta la vostra maionese. Ripulite bene il frullatore a immersione e tenetela in frigo finché le verdure non saranno completamente fredde. Versate le verdure in una ciotola e se vi piace unite anche 120 g di tonno sott'olio. Sminuzzate bene il tonno e amalgamatelo con le verdure. Infine unite la maionese lasciandone da parte un 4-5 cucchiai per la decorazione. Versate un po' di insalata russa al centro di un anello appoggiato su un piatto da portata oppure, se preferite, in uno stampo rivestito con pellicola per alimenti. Appoggiate sul bordo dello stampo delle fettine di uovo sodo, ne serviranno 2 circa. E poi completate con la restante insalata russa, livellandola bene in superficie. Decoratela infine con la maionese rimasta e tenetela in frigo fino al momento di servirla. Buon appetito e seguitemi su questo canale per altre ricette. Ciao!